Ciao a tutti amici di Vespe Motori. Oggi vi presenterò un video un po' diverso dal solito. Sono stato contattato da un'azienda e mi hanno proposto di recensire un loro prodotto. Dal loro catalogo ho scelto uno strumento che secondo me non può mancare nella nostra officina, nel fai da te, per tutti i nostri lavoretti domestici. Quanti di voi mi avete chiesto ad esempio come spazzolare certi punti difficili del carter motore, come andare a limare, come fresare, come raggiungere certi posti un po' difficili? E io ho scelto questo. È un utensile rotante multifunzione, ossia più conosciuto da noi come mini trapano. Quindi mi è arrivato così imballato e ora lo apriamo insieme. Ecco come si presenta una volta tolta la scatola. Proviamo ad aprire. Ora vediamo il contenuto della valigetta. Beh, naturalmente abbiamo il nostro strumento. Poi vediamo alcuni accessori che man mano mi andrò a studiare, perché anche per me sono nuovi, come in questo caso presumo sia una protezione. Poi qui abbiamo il reparto accessori, una scatoletta, vedete, tutti i vari, le varie lime, mandrini di ricambio, spazzoline, dischi da taglio, tamponi per lucidare, per limare. Anche qui un'altra scatoletta, vediamo tutti i dischi da taglio, quindi ottima fornitura. Qui abbiamo addirittura un manipolatore flessibile, molto comodo per certe operazioni in posti difficili, vedete? Qui lo collegheremo al nostro strumento, al nostro mini trapano, e poi abbiamo questo manipolatore, molto comodo. Qui abbiamo naturalmente le istruzioni, questa cartolina, da quel che posso vedere qui c'è un'email, penso sia il supporto tecnico, sicuramente la garanzia. Qui le istruzioni, manuale di istruzioni, vediamo se c'è la lingua italiana, francese, tedesco, italiano. Perfetto. Qui addirittura abbiamo due spazzole di ricambio. Naturalmente la prima cosa che faccio è vedere se funziona. Quindi togliamo questa fascetta, inserisco la spina. Qui abbiamo il pulsante di accensione, qui le regolazioni, 6 velocità, 5, 4, 3, 2, 1. E massimo, proviamo a accendere. Come possiamo vedere qui dal libretto di manutenzione di uso, abbiamo una potenza di 170 watt, una velocità da 8000 a 35000. Diametro massimo che può portare il mandrino sono 3 mm e poi qui c'è tutto l'elenco di come usare, eccetera. Ora proverò a montare qualche accessorio, naturalmente non vi li farò vedere tutti, facciamo le cose principali. Per prima cosa volevo farvi vedere questo, togliamo questo, qui abbiamo il porta utensili, vedete? Diametro grande, più piccolo, medio, comunque lo inseriamo in questo modo, teniamo premuto così il mandrino non ruota e inseriamo ad esempio la spazzola e andiamo a serrare. Serriamo, poi usiamo la chiavetta e andiamo a stringere. Facciamo un paio di prove, abbiamo qui un carter come cavia.
Dobbiamo regolare la velocità. Togliamo sempre con la chiave. Naturalmente poi queste spazzole, i consumabili, li possiamo trovare ovunque. Qui abbiamo una lima per limare, andiamo sempre a serrare, stessa cosa. Poi abbiamo il classico porta rotolino di carta vetrata, anche questo lo inseriamo, stringiamo, questo va inserito in questo modo. Poi dobbiamo stringere questa vite, sempre con questa chiave andiamo a stringere questa vite. Potete usare anche un cacciavite, forse è meglio. Questo altro codolo serve per questi dischi. Vedete, c'è una vite in testa, qui c'è il foro. È sufficiente togliere la vite, inserire il disco e stringere, come questi ad esempio dischi da taglio, molto sottili. Ora volevo effettuare una prova di taglio, quindi ho scoperto che questa è una protezione che va avvitata in questo modo. Tolgo questo, avvitiamo la protezione. Poi naturalmente tutte le cose, se siete interessati, ve le studiate. Vado a inserire il mio disco, vado a stringere e siamo pronti per effettuare la prova. Proviamo ora la modalità trapano, montiamo il mandrino, tolgo questo. Questo e andiamo a mettere il mandrino. Poi naturalmente proviamo una punta. Anche qui andiamo a stringere con la chiave e da istruzioni ho visto che questo è il manico per andare per impugnare il mini trapano. Ora vediamo come montarlo. Togliamo questa. Utilizziamo quest'altra ghiera in dotazione. Prima infiliamo il manico, in questo modo, e utilizziamo questa ghiera. Così abbiamo un'impugnatura, vedete? Proviamo ora questo. Quindi togliamo questa ghiera, estraiamo un po' questo, vado a inserire, vado a avvitare, vado a stringere e poi avvito la ghiera. Stringiamo bene, possiamo appenderlo e naturalmente lo utilizziamo per fare qualsiasi cosa. Ultima cosa importante: come sostituire le spazzole. Ne abbiamo una qui e una qui. Prendiamo la solita chiavetta, andiamo a svitare. Spazzole che troviamo ovunque, questa è la spazzola,
e andiamo a mettere a inserire quella nuova. Conclusioni. Così, in primo impatto direi ottimo, ottimo prodotto, esteticamente bello, facile da impugnare, molto potente, addirittura più potente di un altro mini trapano di una nota marca che già ho, che avete visto in altri video, e a prezzo decisamente inferiore, visto considerato quello che c'è anche nella valigetta come consumabili, accessori, eccetera. Quindi vi ringrazio per aver condiviso questa nuova esperienza con noi, non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video.